situazione da 2 anni. Questa è una situazione che non si può risolvere con metodi convenzionali. Io quando vi vedo in televisione le mamme, le donne con i bambini andare contro la polizia, ho proprio un senso di disgusto, perché sono ormai manifestazioni che non portano da nessuna parte. Bisogna trovare delle strategie di lotta diverse. Allora io ho portato una cosa, innanzitutto ho fatto un appello alla polizia, ai manganelli consapevoli, perché oggi il manganello della polizia manganella le persone, cioè i disgraziati, madri di famiglia, donne anziane, operai, studenti. Allora io ho portato qui un nuovo mezzo per potersi proteggere dal manganello consapevole. La protezione è un modello 740 di una persona benestante, con scritto benestante, ce la mettiamo davanti e il manganello quando vede persona benestante non manganella più. Quindi una di queste cose la farà. Seconda cosa, qua ci troviamo di fronte a un sistema che è imploso. Non è la discarica o l'inceneritore, è il sistema che non funziona più. Al nord saremo più o meno nelle vostre situazioni tra qualche tempo. Anche da noi a Genova cercano di fare un inceneritore sulla discarica che ormai è piena. Ormai bisogna affrontare la cosa forse con un'altra ottica. Forse io sono venuto per fare un movimento di giovani alle regionali, qui non si è potuto fare nulla, uno perché non c'è rete, non c'è banda, noi nasciamo come Movimento 5 Stelle in rete, secondo avete ancora sto voto di scambio, no, già voglio a Grillo, tu, che me dai? Allora, noi eravamo al banchetto, col banchetto si è arrivato uno un giorno, eravamo a Salerno, al freddo, alla neve per iscrivere, per avere consensi, per avere le firme per poter andare alle regionali. È arrivato un signore e mi ha detto scusate, ma siete tutti incensurati? E io ho detto sì, posso iscrivermi anch'io che sono ricercato. Allora, e poi questa era una, e poi quando noi chiedevamo una presenza, una mobilità, ci dicevano tengo mio cognato. C'ho mio cognato. Quanti cazzo di cognati avete in questa città qua? No, mio cognato. Allora, o toglietevi questa roba qui, cioè di togliervi assolutamente questo tipo di dare un voto per qualcosa, perché non funziona più il voto per qualcosa, l'effetto. Siamo entrati in 40 comuni come consiglieri, siamo entrati dentro 2 regioni, Emilia e Piemonte, con ragazzi di 30 anni. Io non sono candidato né candidabile, io ho messo a disposizione degli strumenti per cui dei cittadini come voi si aggregano su un'idea e allora siete voi, ognuno di voi deve dire da oggi si deve mettere in gioco, deve poter rinunciare a qualcosa, rischiare qualcosa di proprio. Non servono più le manifestazioni con uno sopra che grida e voi sotto che state a vedere. Ognuno di voi deve prendersi qualche piccola responsabilità, perché tengo ve ne prendete già tanta voi qui, per l'amor di Dio, non sono venuto a infierire. Però le cose non cambiano, se aspettiamo di mettere un segno su un partito e stare a fare i guardoni della politica non portano a queste situazioni qua. Ognuno di noi si deve prendere qualche cosa, si deve cominciare a dire, bene, non prendo più un sacchetto con la plastica, il primo imballaggio, il secondo imballaggio, le bottiglie le lascio lì, bevo l'acqua nel rubinetto, me le filtro, faccio qualche cosa, non prendo l'automobile e prendo i mezzi pubblici. Ognuno si scelga una cosa e ognuno deve diventare il leader di se stesso. Non c'è nessuno che vi cambierà questa vita qua, lo dovete fare voi con l'intelligenza e con la rete. Io sembra che voglia fare un discorso politico, io lo so, non sono un politico, non sono neanche un comico, non so più di che cazzo sono, che cosa sono di fronte. Io cacciavalore, voi dovete dimostrare, qui può partire una cosa straordinaria, proprio da questi posti che nascono le grandi idee, le prime e le grandi rivoluzioni, nascono da persone come voi.
che un giorno si mettono lì e cominciano a cambiare piano piano, giorno per giorno, le cose. Il vostro sindaco doveva fare una cosa assolutamente, assolutamente da fare per la protezione della salute, che può fare. Doveva fare innanzitutto la proibizione prima, ma adesso magari è tardi, ma prima dei sacchetti, del primo imballaggio, del secondo imballaggio, la vendita, il commercio nei supermercati. Allora c'è stata un'emergenza così in una città che si chiama Curitiba, in Brasile, 2,5 milioni di persone. C'era un'emergenza rifiuti, perché tutti mettevano i sacchetti, la differenziata non riuscivano a farla. Beh, è riuscita a farla il comune, sapete come? Ha comprato i sacchetti, ha comprato l'immondizia, il comune comprava l'immondizia, ha dato un senso a questo, ha dato uno stimolo ai cittadini, e oggi, se andate in quella città, da 2,5 milioni di persone non trovate più un sacchetto in giro. Ci vogliono stimoli e ci vogliono idee. Le cariche con la polizia non devono più succedere, porca di una puttana, non devono più succedere. Primo, perché noi stiamo chiedendo adesso alla polizia, che è qua, perché due televisioni sono della Digos, io vi ho riconosciuto. Bene, devono mettersi in testa che non hanno di fronte le persone che dovrebbero proteggere. Che se c'è qualche poliziotto che vuol menare, deve essere identificato e allontanato dagli altri. Quindi noi stiamo chiedendo un numero di identificazione sul casco della polizia, un numero di identificazione, perché uno non può sputtanare tutto il resto. Poi io non so più, non so cosa dirvi, io mi avete invitato, mi ha invitato lui, sono venuto molto volentieri, per l'amor di Dio. Portiamo avanti questa cosa dell'immondizia da almeno 10 anni, se vi ricordate, con lo spazzolino, facevo i monologhi in televisione, cioè buttiamo via solo un pezzettino perché poi ci troveremo in una situazione. Sono 15 anni che vanno avanti a dire queste cose, ma non cambieremo se non mettiamo al posto di questa politica che ormai morta, ormai polvere, non mettiamo dei ragazzi di 30 anni, ragazzi di generazione di 30 anni con liste civiche. Basta destra e sinistra, noi dobbiamo andare oltre la destra e la sinistra. Lo vedete che copiano esattamente quello che diciamo noi da anni, ci stanno copiando il programma. C'è stato Casini che ha detto in televisione: non c'è più destra, non c'è più sinistra e non c'è neanche più il centro. Allora che cazzo fai? Porta via i coglioni e basta. Questo come si chiama? Questo pochino mi dà fastidio, lo chiameremo Chinotto, perché mi dà fastidio con le signore. Stanno parlando del nulla, della Garfagna, stanno parlando di Rubi, di Noemi, stanno parlando del nulla. Noi stiamo parlando invece di cosa costruire da adesso in poi, che cosa fare, che tipo di imballaggi usare, come non fare i rifiuti, e se farli... riutilizzarli, riparare e riciclarli. Il metodo vede largo. Noi abbiamo fatto una manifestazione che si chiamava Woodstock 5 Stelle a Cesena, eravamo 200.000, non so quanti abitanti fa questo paese, 18.000, noi eravamo in 200.000, in 200.000 ci sono stati 200 volontari, con 200 volontari abbiamo preso tutta l'immondizia di 200.000 persone, l'abbiamo diversificata, abbiamo chiamato un imprenditore di Treviso che si chiama Vedelago, che si chiama signora Poli, è venuta con i suoi mezzi, si è caricata l'immondizia da noi divisa, ci ha dato 4.500 euro, quindi abbiamo guadagnato, e non abbiamo messo in discarica un pezzo di cartone e non è andato a finire nulla in inceneritore. Abbiamo dimostrato che si può fare, si può fare questi. E allora noi dobbiamo portare a conoscenza di questa piccola politica di paese che ci sono sistemi che possono funzionare, perché funzionano in 160 paesi al nord, al 60 comuni in Sardegna stanno facendo così, tipo Gardaland sta riciclando così, tutte le fabbriche di Benetton non buttano più via niente, va questo imprenditore, prende tutti i rifiuti e glieli paga alle aziende. Ma qui siete sotto scacco di qualche cosa più grosso di voi, non avete capito che non è la camorra che fa questo. Queste emergenze sono procurate da 4-5 banche e da 4-5 società quotate in borsa per avere dai chip 6. Noi continuiamo a pagare con i nostri soldi la nostra devastazione, l'avete pagata anche voi.
con le vostre tasse sui rifiuti, con i chip 6. Vogliono fare inceneritori, perché un inceneritore costa 300 milioni. A Cerra, eravamo con Zanotelli davanti a Cerra su un motocarro quando lo stavano costruendo, io me lo ricordo. E dicevamo le stesse cose. E la gente stava a guardare, perché non ha i mezzi, noi non abbiamo più i mezzi per fare nulla. Facciamo referendum contro il nucleare, fanno il nucleare. Facciamo referendum per l'acqua pubblica, ma la vogliono privatizzare. Facciamo il referendum per che cosa? Abbiamo fatto leggi popolari per mandare via i condannati in Parlamento, sono lì da 3 anni. Facciamo il referendum per non dare più soldi alla stampa, perché voi siete preda anche di questa gente. Peggiore della politica oggi c'è una certa stampa, che è ancora peggio, è collusa con la politica, è ancora peggio. E vive sempre delle nostre sovvenzioni. Bene, io non so, non riesco a dirvi che cosa provo io quando vediamo, io cerco di portare il vostro messaggio sulla rete da tanti giovani, portiamo l'informazione, quello che posso fare è replicare le vostre sofferenze in modo che replicarle in video, in modo che la gente possa vedere a che punto siamo arrivati. Ma adesso dobbiamo cambiare, ognuno di noi deve fare una scelta, ognuno di noi, non c'è nessuno che possa cambiare questa realtà qua, è un sistema, ognuno di noi si prende un impegno veramente a cercare di fare delle cose, a fare una piccola battaglia, ognuno, non solo quelli che vanno contro la polizia. Tutto il resto, tutti, ognuno di noi deve dire, si prende una cosa che gli interessa, l'acqua pubblica, l'immondizia, l'energia, i mezzi pubblici, il consumo ecosolidale, i vostri prodotti. Guardate che qui sta succedendo qualcosa di strano, l'Italia sta diventando non solo il vostro territorio meraviglioso, ma stanno approvando per esempio che tutte le armi nucleari non strategiche della NATO in Europa siano stoccate in Italia. Allora noi abbiamo venduto un debito, il debito nostro ce l'è comprato 500 miliardi di euro, se ne sono comprati i francesi, perché uno deve comprare il debito di un'altra nazione? Comprano il debito perché diventi padrone della nazione, della sovranità popolare. Allora in cambio di vendergli 500 miliardi del nostro debito a Sarkozy, noi gli abbiamo promesso di fare, da Sarkozy, di farci fare qui 5 centrali nucleari e tutti gli stock dei loro rifiuti nucleari, delle loro fabbriche nucleari verranno stoccati in Italia. Questa è la situazione, non è solo Terzigno. Terzigno è una piccola punta, ma da qua, da questi posti deve partire qualche cosa. Quindi non so ancora che cosa deve partire, ma da qua ormai deve partire una rivolta intelligente, significa intelligente, troviamo strategie diverse che non controllare, andare contro la polizia, per cortesia, non serve più a niente, qualche cosa di diverso, ci penseremo insieme, siete napoletani, cazzo se non avete un'idea voi, cazzo fai io con voi. Quindi, saluta Soret, a mamma te e a zia. Quindi io ci sarò sempre attraverso il blog, attraverso la rete, attraverso il Movimento 5 Stelle. Stiamo facendo una lista per Napoli. Stiamo facendo una lista di ragazzi di 30 anni che andranno dentro con delle idee, non con delle ideologie. Ragazzi di 30 anni che parleranno veramente di dove va a finire il tuo sacchetto della spazzatura. Parleremo veramente come fare. Le abbiamo viste all'estero le cose che funzionano. E qui si inquina la falda, si inquinano le acque, non c'è protezione, non c'è neanche una legge che possa proteggerci da queste cose. Sono crimini contro l'umanità. Recentemente Riso Scotti si è fatto una bella centrale a biomassa. Fanno tutti centrali biomassa. Poi invece di guadagnare sul riso guadagnava bruciando qualsiasi cosa nella loro centrale di biomassa. Cioè cadmio, nickel, piombo, facendo venire malattia a chissà quanta gente. Eppure Riso Scotti, lo fanno tutti. Chissà quante centrali abbiamo così che fanno ammalare la gente. Allora queste cose stanno succedendo nel nostro paese, non siete solo voi. Io sono venuto qui a tirarvi sul morale dicendovi che dalle altre parti è ancora peggio. Quindi, a parte questo, bisogna cominciare a cambiare le cose e si cambiano dal basso, non votando un partito o un altro, si cambiano dal basso. Fate una lista quando a Terzigno ci saranno le amministrative, fate una lista qualsiasi di giovani che si sentono di partecipare in proprio